Saranno le gare giovanili a dare il via alla 24esima edizione della Notturna di Chieti, competizione di podismo in programma domani con arrivo e partenza alla Villa Comunale. Dopo la festa dei ragazzi e delle famiglie, a partire dalle 20.30 spazio alla corsa agonistica di 9,6 km, già 350 i podisti iscritti, ma c'è tempo fino a domani. Sulla manifestazione sentiamo Pietro Perrucci, presidente della società organizzatrice L'Acli Marathon Chieti. Le gare giovanili è molto belle perché si svolgeranno tutte all'interno della villa in piena sicurezza. La gara competitiva ha percorso identico allo scorso anno e questo fa piacere ai podisti perché ognuno cerca il tempo dell'anno precedente per vedere i miglioramenti o peggioramenti, dipende. Vogliamo dire questo tempo, l'anno scorso che tempo è stato fatto dal vincitore? L'anno scorso abbiamo avuto la vittoria di un grande atleta che attualmente a livello nazionale dell'Atletica Vomano, Massimi Stefano, che all'ultimo giro anche rallentato stava sui 3,10-3,15 al chilometro, ma in surplus. Un'altra cosa importante, questa 24esima edizione coincide con il quarantennale dell'Acli Marathon che organizza questa corsa. Nel bene e nel male vado avanti, sì, all'inizio ero in collaborazione con altri e attualmente da tanti anni diciamo con un altro gruppo di collaboratori, però sono sempre 40 anni di attività. Un'ultima cosa, Pietro, torna, non dico il pasta party, però sicuramente un ristoro per tutti alla grande. Allora, pasta party no, come dici tu, però avremo dopo il Covid un ritorno al ristoro tradizionale tanto amato dai podisti e ricordo che a tutti i primi di categoria come premio sarà dato un prosciutto.